Esther Balassini, record italiano per il lancio del martello. Sei oggi a Bologna, ci sono tantissimi studenti che stanno cercando il loro futuro all'università. Tu sei la testimonianza di una ex studentessa e campionessa. Mi dici come si concilia questo rapporto e se hai fatto fatica a portarlo avanti? Sì, allora, questo rapporto è nato per caso, perché io, nella speranza di accedere alla partecipazione di gare internazionali universitarie, ho dovuto fare l'università. Però piano piano questi due mondi, che sembrano tanto distanti tra di loro, invece sono entrati in simbiosi e l'uno ha aiutato l'altro. Non so, studiare molto, allenarmi molto, la gara, la competizione, l'esame, il voto non buono, la gara andata bene. E quindi diciamo che parallelamente sono riuscita, insomma, a portare avanti entrambe queste mie realtà. Non è sempre stato facile, a volte mi inceppavo un pochettino, però diciamo che alla fine si riesce ad essere sia un po' dell'uno che un po' dell'altro, quindi questa completezza, eccola, ve la, insomma, auguro di provarla anche voi nello studio e nello sport. Che cosa dà lo sport allo studio? Lo sport crea le basi per una forte determinazione nel raggiungimento dell'obiettivo e soprattutto non mollare mai e soprattutto ancora rialzarsi quando si cade. Purtroppo lo scivolone c'è sempre e se non ci fosse non si arriverebbero, insomma, ad ottenere gli obiettivi prestabiliti. E questo appunto anche nello studio è importantissimo, insomma, non abbattersi mai e riprovarci, perché, insomma, prima o poi ci si riesce. E anche laddove non si riuscisse come si vorrebbe, comunque questo percorso ha creato in te qualche cosa che ti servirà in futuro dopo.